Diletta Leotta ha trascorso il weekend a Vulcano, dove tra poco più di 10 giorni convolerà a nozze con il portiere tedesco Loris Karius, da cui il 16 agosto 2023 ha avuto la figlia Aria. La conduttrice siciliana ha condiviso su Instagram alcuni scatti mozzafiato del suo fine settimana in quello che considera il suo posto del cuore. Il volto di DAZN si mantiene in forma scalando il cratere con un completino sportivo color pesca super aderente che non lascia spazio all'immaginazione. Salendo sul mio panorama preferito, recita la caption: Loris Karius ha festeggiato l'addio al celibato a Ibiza. Dopo tanta fatica, la futura signora Karius si gode la vista e si concede una birra. Ma non è finita qui. Diletta Leotta ha infiammato Instagram con una serie di scatti che la ritraggono con un bikini super sexy appollaiata sulle rocce dopo un tuffo al tramonto. Nel frattempo, il suo futuro marito festeggiava l'addio al celibato a Ibiza. Il portiere tedesco ha scelto la stessa località in cui la sua promessa sposa ha festeggiato l'addio al nubilato. Adesso inizia il conto alla rovescia per quello che si preannuncia come il matrimonio dell'anno. Diletta Leotta: sognavo di sposarmi a Vulcano da quando avevo 15 anni. Diletta Leotta e Loris Karius diranno sì il prossimo 22 giugno al Teresia Resort Sea Spa, un 5 stelle ubicato a Vulcanello con vista mozzafiato sui faraglioni, due ristoranti stellati, una moderna spa e un accesso privato al mare. Perché abbiamo scelto Vulcano? Io sono siciliana. Una delle prime volte che sono andata lì con i miei genitori, ho detto loro: un giorno io mi sposerò qua. Non so con chi, non so quando, non so come, non so perché, ma sarà qua, ha raccontato Diletta Leotta in una recente intervista a Domenica In. Ce l'avevo in testa da quando avevo 15 anni. Come sarà il matrimonio? Sono nella fase dell'organizzazione, quella intensa, in realtà, vorrei chiudere gli occhi ed essere già là. Ho un bravissimo wedding planner che mi sta dando una grandissima mano. Però essendo un weekend è più impegnativo perché non è soltanto un giorno. Poi il posto è un po' difficile da raggiungere, quindi devi organizzare un po' tutto. Secondo me, quel giorno è irripetibile e sto iniziando ad emozionarmi già adesso. La profezia di Fabrizio Corona non arriveranno al 2026. A guastare un po' la festa che ha pensato Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi in versione veggente ha profetizzato che l'idillio tra Diletta Leotta e Loris Karius non durerà a lungo. La Leotta che conosco da quando è ragazzina, che ha un bambino piccolo e che a giugno si sposa in Sicilia, non arriva al 2026. Si lascia prima, ha sentenziato ospite del podcast Gurulandia. Tra un mese si sposano, grandissimo matrimonio, massimo entro dicembre 2026, quindi a cavallo tra 2026 e 2027, si lasciano. Sono pronto a scommettere qualsiasi cifra con qualsiasi persona. Io ho un dono, so leggere il futuro. Questa è la bomba di oggi. La Leotta e il fidanzato che si sposano a giugno non arrivano al 2026. Mi dispiace, ma io non lo dico con cattiveria o augurando il male. Dico delle cose che penso e che vedo.